Massimo Carlotto. La prima domanda che vorrei fare a Massimo è proprio questa, cioè questo romanzo noir mediterraneo storico, però insomma se uno lo legge trova tantissimi spunti per capire, per comprendere la realtà di oggi. Ecco, questi percorsi inversi del passato erano europei che si facevano turchi, che si facevano musulmani, oggi giovani algerini, marocchini, tunisini raggiungono la rive nord del Mediterraneo e si fanno italiani, francesi, spagnoli. Ecco, come lo legge questo percorso così particolare? Beh, innanzitutto ne approfitto per ringraziarti, nel senso che senza di te questo libro sarebbe stato molto più difficoltoso. Il fatto di aver fatto un viaggio insieme ad Algeri ha contribuito molto a conoscere una serie di intellettuali algerini, archeologi, architetti che ci hanno permesso di ricostruire la città. E, beh, per 3 secoli sono stati gli europei ad andare nel Maghreb, per svariatissimi motivi. Per scelte di libertà, per scelte di classe, come liberazione dall'oppressione, ma anche per liberarsi dalla schiavitù, una volta resi schiavi dai corsari barbareschi. Oggi c'è una migrazione al contrario, però questa migrazione che si racconta in Cristiani di Allaire è stata una migrazione negata, nel senso che la storiografia occidentale l'ha completamente cancellata, come ha cancellato l'importanza degli stati barbareschi, che non erano covi di pirati, ma erano stati perfettamente organizzati, con alleanze, con rapporti diplomatici. Mi ha molto colpito che dalla storia, dal punto di vista occidentale, della guerra di corsa mediterraneo, sia scomparsa l'alleanza con i francesi, che a seguire la flotta di Kheir ed-Din, detto il Barbarossa, c'era la flotta francese che saccheggiava. Ecco, questa è scomparsa. Quindi ho voluto recuperare una storia come grande metafora del presente. Il Mediterraneo è un mare chiuso, secondo me, dove c'è stata un'unica civiltà divisa in due culture. Quindi già il discorso di scontro di civiltà non funziona più, essendoci un'unica civiltà. E le migrazioni seguono nel corso del tempo quelli che sono gli andamenti economici. Il problema del Mediterraneo è sempre stato quello del dominio politico, economico e militare, per cui questo romanzo riprende, va alle origini di quello che è stato il primo meccanismo cioè il primo meccanismo criminale organizzato che poi è stato il motore dell'economia del Mediterraneo, la guerra di corsa, cioè la pirateria.